Buonasera, benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. 10.000 volontari, 50.000 beneficiari, 100.000 azioni di sostegno e aiuto. Sono questi i numeri del bilancio sociale di Caritas Ambrosiana per l'anno 2023 che è stato reso pubblico oggi. La dimensione economica complessiva di questo impegno su diversi fronti ha sfiorato i 18 milioni di euro. Sentiamo Anna Maria Braccini. Oltre 50.000 persone ascoltate, accompagnate e aiutate. Negli scorsi 12 mesi, in particolare, 168 centri di ascolto del campione oggetto di rilevazione di Caritas Ambrosiana si sono occupati di quasi 15.000 persone, i 19 servizi di quasi 35.000 e gli uffici delle 18 aree di bisogno di 1.944 unità. Gli aiuti, diversi tipi di azioni complessivamente erogati sono stati in totale oltre 100.000. Questa attività è stata resa possibile grazie all'impegno di dipendenti operatori e di circa 10.000 volontari. Sono questi i dati più significativi che emergono dal bilancio sociale 2023 di Caritas Ambrosiana, il quale si occupa delle diverse dimensioni dell'agire Caritas, a cominciare dall'attività formativa, concretizzatasi in 294 sessioni organizzate a vario livello, che hanno raggiunto 20.140 persone. Al di fuori della diocesi, il settore internazionale di Caritas Ambrosiana ha invece attivato 59 progetti in 32 paesi del mondo a favore di popolazioni colpite da catastrofi naturali, guerre, conflitti e povertà estrema. La dimensione economica di questo poliforme impegno ha sfiorato i 18 milioni di euro. Oltre 8 milioni su questi 18 derivano in buona parte da erogazioni liberali, frutto delle quasi 23.000 donazioni di cui l'organismo ha potuto fruire. Così Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana, osserva: anche il 2023, come gli anni che lo avevano preceduto, ha confermato lo stato di policrisi che caratterizza questo cambiamento d'epoca, punteggiato da povertà diffuse ed emergenze umanitarie complesse. Sulla frontiera di tutte queste emergenze, Caritas Ambrosiana, insomma, non si è mai tirata indietro. È stata pubblicata la proposta pastorale dell'Arcivescovo per l'anno 2024-25. Di che cosa si tratta? Lo spiega lui stesso in questo stralcio della nostra intervista. Vediamo. È stata pubblicata ufficialmente la proposta pastorale dell'Arcivescovo di Milano per l'anno 2024-2025. Il titolo è Basta, l'amore che salva è il male insopportabile. Un basta che significa, insieme, che l'amore di Dio basta, ma anche dire basta alle tante ingiustizie di oggi. Come si legano queste due prospettive? Si legano perché l'intollerabile induce a un senso di ribellione, di insofferenza verso tutto il male, verso il male così spietato che abita la nostra storia, e insieme con l'insofferenza si mette in evidenza l'impotenza, cioè cosa posso fare io, cosa possiamo fare noi per dire basta. E naturalmente il pensiero torna alla guerra. Crede che ci stiamo abituando alla guerra e che il basta spesso sia solo un modo di dire e per non essere disturbati? Lei scrive che solo il Papa pare essere rimasto a chiedere la pace. Basta è un grido. Noi crediamo che la parola sia utile, che il pensiero sia utile, che la preghiera sia necessaria. Noi avvertiamo il dramma in cui stiamo vivendo, il dramma in cui vivono soprattutto tanti popoli della terra e diciamo che vale la pena di pensarci, vale la pena di parlarne, non è per evitare il disturbo, il senso di impotenza, ma per credere che le idee possono cambiare l'orientamento del pensiero umano. E vi ricordo che dopo questo telegiornale, la striscia quotidiana La Chiesa nella città, oggi a cura di Anna Maria Braccini, questa sera propone la prima parte dell'intervista integrale a Monsignor Delpini relativa alla sua proposta pastorale. I medici e gli infermieri non ce la fanno più. A dirlo è stato l'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso durante un evento della CISL a Milano. La madre di tutte le battaglie è che il nostro personale sanitario è stremato e questa è una vera emergenza. Si devono aumentare gli stipendi ai medici, agli infermieri e a tutte le professioni sanitarie.
Nel momento in cui il pubblico è competitivo, dice Bertolaso, il privato si adegua. Non può essere che noi dobbiamo ricorrere al privato, deve accadere il contrario. E per questo servono gli strumenti e la possibilità di aumentare gli stipendi al nostro personale, ha detto l'assessore al welfare di Regione Lombardia. Anche perché, ha proseguito Bertolaso, se non interviene, i nostri medici andranno in burnout. E andranno a lavorare fuori dall'Italia, dove sono più incentivati, come in Svizzera o in Germania, dove se vai offrono alla moglie o al marito un incarico parallelo, o in altri paesi dove ti danno la casa o l'asilo nido gratis. Cambiamo argomento. Mentre l'Ordine degli Architetti della provincia di Milano chiede più trasparenza sulle procedure per l'affidamento degli incarichi e sugli attori in campo nella ristrutturazione del Meazza, un'interessante proposta è stata formulata dal consigliere comunale milanese Enrico Marcora. Sentiamo Paolo Piromano. Più trasparenza sulle procedure per l'affidamento degli incarichi e sugli attori in campo nella partita per lo stadio di San Siro. A pochi giorni dai primi dettagli sullo studio presentato da WeBuild per la ristrutturazione dell'impianto, qualora Milan e Inter dovessero dare l'ok, l'Ordine degli Architetti della provincia di Milano esprime preoccupazione per il futuro, rivendicando la centralità che i progetti architettonici hanno nelle operazioni di rigenerazione urbana. E mentre si discute del futuro dello stadio Meazza, Enrico Marcora, consigliere comunale milanese di Fratelli d'Italia, dalle colonne del quotidiano Libero ha lanciato un'idea. Perché i milanesi, gli interisti e i milanisti, ma i milanesi più in generale, non partecipano a un azionariato popolare per lo stadio di San Siro? Siccome è un investimento praticamente immobiliare, ci sono degli utilizzatori che potranno essere Milan Inter. Abbiamo visto che solo i concerti hanno una resa incredibile per questo stadio, allora perché non diamo la possibilità, visto che già lo stadio è del Comune di Milano, quindi dei milanesi, di diventare direttamente i milanesi azionisti dello stadio di San Siro. Ovviamente c'è la possibilità, da questo piccolo investimento, magari 1000 euro per azionista, di avere un reddito, perché ovviamente lo stadio di San Siro rende, e così come anche una rivalutazione di carattere immobiliare, visto che è un investimento in mattone, quindi un fatto assolutamente positivo. Questa è una proposta diversa. Io credo che i beni pubblici devono continuare ad essere a favore dei cittadini. Ho già parlato al presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, sulla questione delle nomine all'interno dell'Unione Europea, dicendo che sarebbe grave, molto grave, se l'Italia dovesse essere esclusa. E poi Fontana si è concentrato anche sulle parole del governatore del Veneto e compagno di partito Luca Zaia, che ha condiviso la riflessione di Marina Berlusconi sui diritti, parlando della necessità di una matrice liberale nel centrodestra. Andiamo a sentire Fontana. Se così fosse sarebbe veramente molto grave, sarebbe la dimostrazione che l'Europa non va nella direzione giusta, che l'Europa è diventata una piccola conventicola di persone che prescindono da quello che decidono i popoli, da quelle che sono le grosse scelte che la democrazia dovrebbe sostenere. Io condivido che si debbano fare chiarezza, ecco, che ci si debba chiarire qual è la nostra direzione. Io ho delle mie idee, per ora c'è sempre stata un po' la libertà di la libertà, la scelta individuale, la scelta morale che ognuno ritiene. Dobbiamo forse esprimerci più chiaramente. Ma no, ci sono. Allora, bisogna cercare di chiarire i singoli argomenti, ecco. Ci sono gli argomenti sui quali io sono assolutamente convinto che ci si debba aprire, altri argomenti sui quali ci si deve aprire ma con qualche attenzione. Sono argomenti molto delicati sui quali io penso che alla fin fine la sensibilità personale sia quella che deve prevalere. Noi possiamo dare delle indicazioni di massimo. Compie 100 anni a settembre l'autostrada dei Laghi Milano-Lainate-Varese, progettata e costruita dall'ingegner Piero Puricelli, conte di Bodio Lomnago, in provincia di Varese. Per celebrarla, a Palazzo Lombardia, è stata organizzata la mostra 100 anni della prima autostrada al mondo, la Milano-Varese, inaugurata oggi dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e da Maurizio Gandini, ideatore dell'iniziativa. L'esposizione rimarrà aperta fino al 27 luglio all'interno del nucleo N3
di Palazzo Lombardia. Tra le opere che i visitatori possono ammirare anche gli straordinari reperti del Museo Fisogni, i primi distributori di benzina in servizio nel secolo scorso. È un omaggio al pilota automobilistico Gigi Villoresi, con una rassegna di opere d'arte ispirate al romanzo A tutto gas e senza freni, scritto da Valerio Villoresi, pronipote del campione. La polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare per tre uomini accusati del concorso nell'omicidio volontario di Johnny Suleimanovic, il 18enne di Torino di origini bosniache, ucciso nella notte tra il 25 e il 26 aprile scorso a Milano in via Varsavia. Gli arrestati sono Roberto Ametovic, di 33 anni, il cognato Jagovar, 38 anni, e Rubino Suleimanovic, 35 anni. Con un quarto uomo ancora da rintracciare, intorno alle 3 di notte avrebbero assalito il Fiat Ducato parcheggiato di fronte all'ortomercato in cui stavano dormendo Johnny e la moglie Samantha. Secondo le indagini della squadra mobile, che sono coordinate dalla procuratrice aggiunta Laura Pedio e dal PM Pasquale Adesso, dopo aver colpito il furgone con spranghe e bastoni, uno del gruppo degli aggressori avrebbe esploso diversi colpi d'arma da fuoco calibro 7.65, di cui tre hanno poi colpito il 18enne uccidendolo. E a Monza si è svolta la 30ª edizione del Memorial Loris e Walter Fontana, organizzata da Cancro Primo Aiuto, che nel corso dell'evento ha consegnato premi e targhe ai rappresentanti di istituzioni, strutture sanitarie e dell'imprenditoria per ringraziarli del prezioso supporto offerto all'attività dell'associazione. Vediamo. Nella suggestiva cornice della Villa Reale di Monza, Cancro Primo Aiuto ha celebrato la 30ª edizione del prestigioso Memorial Loris e Walter Fontana per premiare coloro che si distinguono per il loro impegno a favore della salute e nella risposta ai bisogni dei più deboli e dei più fragili. Flavio Ferrari, amministratore delegato e da anni instancabile motore di Cancro Primo Aiuto, ha sottolineato il ruolo fondamentale che i fratelli Loris e Walter hanno avuto nel promuovere la missione di solidarietà e sostegno dell'associazione. Nel corso della serata è stato presentato il libro Il ritorno impossibile, scritto da 5 psicologhe e donato a Papa Francesco nell'ultimo incontro che i rappresentanti dell'associazione hanno avuto con il Santo Padre in Vaticano. Tra i premiati il prefetto di Monza Patrizia Palmisani, il sindaco di Monza Paolo Pilotto, l'europarlamentare fresca di riconferma Isabella Tovaglieri, l'onorevole Fabrizio Sala e i rappresentanti di istituzioni, sanità e imprenditoria del territorio di Monza e Brianza, che hanno accompagnato l'associazione nei suoi primi 30 anni di vita. 30 anni difficili, soprattutto i primi, 30 anni vissuti in alcuni casi anche in crisi, però sono contento che siamo arrivati a questi livelli che probabilmente ci porteranno anche in Europa, ci porteranno in stati stranieri a fare delle attività, per cui vuol dire che abbiamo lavorato bene. Ascoltiamo alcuni dei benefattori che consentono a Cancro Primo Aiuto di aiutare le persone bisognose di cure e i loro familiari. Un supporto prezioso che ha consentito all'associazione di volontari di superare i confini dell'oncologia per rispondere a svariate richieste in ambito sanitario e sociale. Questo ha dimostrato quanto l'imprenditoria, specialmente a Brianzola, ma anche tutta quella lombarda, sia sempre vicino a queste istituzioni e quanto riesce a fare per il terzo settore. Quindi complimenti a Cancro Primo Aiuto, ma complimenti anche agli imprenditori che permettono tutte queste cose. Questa sera abbiamo avuto la possibilità, grazie a Flavio Ferrari, di poter portare una nostra vettura in esposizione davanti alla Villa Reale e stiamo pensando con lui anche per le prossime gare di alcuni campionati che noi supportiamo con i nostri prodotti, di dare più visibilità a questa associazione per permettere di far conoscere il bene che sta facendo. Certo, è un momento importante, pensavamo che fosse giusto esserci, è un anniversario fondamentale per un'associazione che sta dando molto. Non soltanto alla regione, alla comunità di Monza, alla regione, ma a tutti quanti, e quindi sono particolarmente grato a Flavio di avermi invitato e di essere qui a condividere questo momento importante con tutti voi.
Alberto Zoli, direttore generale dell'AS Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, è intervenuto in rappresentanza di tutte le ASST con cui Cancro Primo Aiuto collabora. L'ospedale Niguarda è legato a Cancro Primo Aiuto da tempo, è sempre più legato a Cancro Primo Aiuto perché ha sempre avuto tanto da Cancro Primo Aiuto e ha saputo, Cancro Primo Aiuto nei confronti di Niguarda, ha saputo trovare la strada migliore per collaborare e per integrarsi sull'assistenza ai pazienti. Cambiamo argomento. Nella puntata odierna di Metropolis abbiamo proposto un tour dell'idroscalo. Oggi di gradi ce n'erano 30 e oltre, forse il primo giorno di un'estate che al mare di Milano sperano lunga, anche per recuperare quanto perso nel 2023 dopo il nubifragio di fine luglio che ha zavorrato la stagione. Vediamo. Questo è l'idroscalo, lo vedete, vedete anche un aereo che parte da Linate, sta decollando per andare chissà dove, l'idroscalo che apre oggi in particolare, o meglio aperto già dal 23 di maggio a livello di balneazione, però è chiaro che oggi è il vero primo giorno d'estate, speriamo duri, milanese, si parte con la stagione del mare di Milano che dovrà un po' rifarsi il look, diciamo così, vista la presenza di tante alghe nello specchio d'acqua tra Milano, Segrate e Peschiera, una stagione che affronterà appunto l'idroscalo con il ricordo di quella dell'anno scorso, funestata dal nubifragio del 25 luglio che l'ha sostanzialmente quasi azzerata da un certo punto di vista. All'idroscalo la balneazione è vietata su tutto il perimetro tranne che in questo punto, questa è l'unica spiaggia balneabile appunto dell'idroscalo anche grazie a quelli che avete appena visto, e cioè agli assistenti bagnini che si occupano di garantire la sicurezza di chi vuole fare il bagno all'idroscalo. Ci sono due boe, due colori, uno giallo fino a 1,60 m di profondità, poi quella rossa che delimita l'area in cui ci si può realmente spingere al largo. Questa è la spiaggia dell'idroscalo, chiaramente si vede che il livello dell'acqua è molto alto e quindi l'accessibilità è particolare rispetto agli anni precedenti in cui c'era comunque una discesa un po' più graduale, un po' più dolce verso il pelo dell'acqua, però ragazzi qui ci sono 30 e passa gradi, Milano si sta accorgendo di che cosa sta succedendo, e cioè che è finalmente estate e l'idroscalo comincia a riempirsi. Non soltanto sport e divertimento e vacanza qui all'idroscalo, ma c'è anche arte e cultura, perché questa è una delle opere del Parco dell'Arte che affaccia appunto sul lago. Sono tanti artisti, anche famosi, importanti, che hanno donato le opere o quantomeno hanno consentito che le proprie opere venissero esposte in un ambito così tanto pubblico e così tanto promiscuo come quello che è l'idroscalo. Ci sono tantissimi cartelli infatti che invitano chi fruisce di questo parco a evitare di contaminare le opere che ci sono, ce ne sono parecchie ovviamente, alcune sono in fase di restyling, diciamo così, quindi sono state asportate e poi verranno riposizionate, questa è una di quelle più importanti, più voluminose. Insomma, non è soltanto l'idroscalo Mare di Milano, ma è anche una galleria d'arte a cielo aperto. E prima di chiudere, ancora una notizia, saranno aperte fino al prossimo 16 luglio le iscrizioni ai servizi di prescuola dalle 7.30 alle 8.30, i giochi serali dalle 16.30 alle 18, dedicati alle bambine e ai bambini che frequentano le scuole primarie statali. L'iscrizione da effettuare entro luglio, esclusivamente online, tramite il portale del comune, darà diritto alla frequenza già dal mese di settembre a inizio attività scolastiche nelle 139 sedi con servizio di prescuola attivato e 137 per il servizio di giochi serali. Le graduatorie per le sedi attive e per il numero di posti disponibili saranno pubblicate sul sito del Comune di Milano indicativamente entro la prima settimana di settembre 2024. Sarà possibile anche effettuare iscrizioni tardive solo in caso di sedi, servizi e posti ancora disponibili dal 12 al 18 settembre, con inizio frequenza del servizio dal 1 di ottobre. Successivamente, sempre a fronte di disponibilità di posti, saranno aperte altre due finestre per effettuare iscrizioni tardive a novembre e a febbraio per la frequenza del servizio rispettivamente da dicembre e da marzo. Con questo è tutto. Dopo la pubblicità, Anna Maria Baraccini con la Chiesa nella città oggi, quindi a seguire lo sport, Nova Stadio TG e poi Nova Stadio Sprint curati da Michele Marchetti, quindi
alle 21 i motori, griglia di partenza con Gigi Vignando e i suoi ospiti. Grazie per averci seguito, restate su Telenova, buona serata.